Pace bene a tutti, bentornati. Oggi, 1º marzo, noi ricordiamo Giovanna Maria Bonomo. Ascoltiamo. Maria nasce ad Asiago il 15 agosto del 1606 da Giovanni, un ricco mercante, e da Virginia, nobildonna della famiglia dei Ceschi di Borgo Valsugana. Quando aveva 6 anni le morì la madre e il padre la portò nel monastero delle Clarisse di Santa Chiara a Trento, dove ebbe un'educazione basata su religione, letteratura, musica, lavori di ricamo e danze. Qui fece la sua prima comunione e fece pure voto di castità e divenne novizia. A 15 anni Maria entrò nel monastero benedettino di San Girolamo a Bassano e le venne dato il nome di Giovanna Maria, e l'8 settembre del 1622 fece la professione dei voti di povertà, castità e obbedienza. Nella sua vita ebbe il dono di segni celesti. Le sue esperienze mistiche divenivano più intense quando riceveva la comunione, ma quasi sempre questi segni non venivano compresi. A 20 anni, durante una delle sue solite estasi, Gesù le pose al dito l'anello dello sposalizio mistico. Da allora, e per alcuni anni, dal pomeriggio del giovedì fino alla sera del venerdì o la mattina del sabato, riviveva in estasi tutti i momenti e tutti i dolori della passione di Cristo e ricevette anche le stimmate. Questi fenomeni, se da un lato la riempivano di gioia, dall'altro l'angustiavano, perché la facevano apparire agli occhi degli altri ciò che non è, come diceva lei stessa. Dopo tanta insistente preghiera le fu concessa la grazia che le stimmate e le estasi accadessero soltanto di notte. Ebbe il dono della bilocazione. Soffriva di febbri fortissime e periodiche. La sua fama di santità non piaceva però alle sue consorelle e nemmeno al suo confessore, il quale pensava fosse pazza e le proibì la comunione, ma un angelo gliela portava al posto del sacerdote. Successe anche, negli ultimi 20 anni della sua vita, di riprendere la corrispondenza, di essere eletta badessa per 2 volte e di diventare priora. Alle monache insegnava che la santità consiste nel compiere azioni semplici e comuni. Molti, anche nobili, si avvicinavano a lei per consigli. Morì a Bassano il 1 marzo del 1670. Il 9 giugno del 1783 venne beatificata da Papa Pio VI. Il Martyriologium Romanum la ricorda il 1 marzo. Giovanna Maria Bonomo è stata una sorella con tanti tanti doni dal punto di vista spirituale. Aveva anche qualcosa in comune con Padre Pio, per esempio le stimmate, anche se lei per pudore, proprio anche come Padre Pio, pregò che sparissero, tant'è che le aveva solo di notte. È stata anche donata della bilocazione, come il nostro amato Padre Pio. E nonostante lei fosse molto riservata rispetto a questi doni spirituali, ovviamente le consorelle notavano ciò che accadeva. Ma attenzione, qual è stata la reazione di queste consorelle? Sicuramente non la comprensione, fu addirittura creduta pazza. E che cosa accade quindi nella mente dell'uomo quando a volte deve fronteggiare qualcosa di alto, sì, di diverso, ma anche di così interessante? Magari tutti noi vorremmo avere dei doni particolari rispetto agli altri. Ebbene, quando capita a qualcun altro, succede che ci rimaniamo male, perché vorremmo essere noi i protagonisti di quell'esperienza, ma questo succede anche nella nostra vita, quando magari un amico di classe prende un voto più alto del nostro, oppure il figlio di un collega va meglio a scuola o è più bravo nello sport. Tante, tante sono le cose che ci fanno provare questa sensazione di dolore e di rabbia. Questa sensazione si chiama invidia.
ed è qualcosa che nessuno vuole mai in fin dei conti ammettere. Perché? Perché cos'è l'invidia? È quello strumento che ci protegge quando sentiamo minacciata la nostra reputazione. Quando uno è più bravo di noi, noi ci sentiamo da meno e la bravura dell'altro ci umilia, in un certo senso ci ferisce. Se non siamo maturi, la bravura degli altri è un ostacolo alla nostra serenità. Allora noi diventiamo invidiosi. E qual è la conseguenza dell'invidia? È l'azione del voler danneggiare l'altro, sminuirne le capacità, sminuirne le doti. Succede molto più spesso di quanto noi crediamo e di quanto noi pensiamo. Allora vogliamo affidarci proprio a Giovanna Maria affinché la interceda in questo nella nostra vita. Ci consenta di essere più maturi, meno invidiosi, per una consapevolezza è una soltanto che ci dà la fede, che Dio ci ama per come siamo, non per le nostre performance, questa parola che sta diventando sempre più presente. L'amore del Signore, la dignità che Lui ci dona è unica, è incommensurabile e non è fatta dalle capacità, è fatta semplicemente dal dono della vita che abbiamo già ricevuto. Quindi gli altri sono solamente una maniera anche per lodare la bellezza della moltitudine di doni che può fare il Signore, che non ci ha lasciati a mani vuote. Anche noi siamo capaci di qualcosa, dobbiamo scoprirlo e dobbiamo valorizzarlo come dobbiamo valorizzare anche i doni degli altri, senza arrabbiarci e sentirci da meno. Giovanna Maria, prega per noi.